Noi oggi, l'UGL Polizia di Stato, con un'iniziativa nazionale, non solo nella provincia di Verbania ma in tutta Italia, stiamo manifestando contro la bozza di riordino delle carriere voluta da alcuni personaggi a Roma, insomma, non proprio tanto il nostro dipartimento o il nostro ministero, ma qualcuno vuole questo riordino e non si capisce chi. Qualcuno vuole questo riordino. Il riordino cosa prevede? Prevede che tutti i direttivi, quindi fino al grado di vicequestore aggiunto, transitino tutti nel ruolo dirigenziale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che di punto in bianco avremo solo dirigenti, non più funzionari contrattualizzati. L'ipotesi del blocco stipendiale avuto negli anni passati ha coinvolto anche funzionari fino al grado di vicequestore aggiunto. Un ipotetico blocco stipendiale all'indomani di questa riordina non toccherebbe più nessun funzionario, toccherebbe sempre solo la base. Ecco, questo è il discorso, perché fino al grado di vicequestore aggiunto loro sono contrattualizzati come un agente uguale. Dall'indomani di questo riordino sarebbero tutti transiterebbero nel ruolo dirigenziale al di fuori del contratto nazionale di lavoro, come un qualunque dirigente statale. E lei si chiama? Io sono Domenico Porcelli, segretario generale provinciale UGL Polizia di Stato. Siamo la terza forza sindacale nella provincia di Verbania, siamo in lizza per diventare i quarti a livello nazionale, ce la stiamo giocando, vedremo quando ci sarà la certificazione, ma pensiamo di essere la quarta forza nazionale.